Ciao ragazzi, mi è stato chiesto di fare un video, non so perché, non so il motivo, perché di pallacanestro non capisco niente, ma l'argomento di oggi è i Golden State Warriors. Allora, vorrei puntare l'attenzione su 3-4 punti. Il primo è, ovviamente, con l'aggiunta di Kevin Durant, sono diventati la squadra da battere, una delle migliori squadre che forse ci sono state nella storia della Lega, perché già avevano fatto record di vittorie l'anno scorso nella storia dell'NBA, aggiungendo uno dei primi, se non il migliore, uno dei primi tre giocatori nella Lega attuale, sono diventati ancora più forti. Questo non vuol dire che vinceranno facilmente, per come la vedo io, per la mia esperienza, perché non sempre quando metti i giocatori più forti assieme, poi vinci tutte le partite, perché bisogna creare una chimica di squadra. Per Golden State l'anno scorso giocatori come Harrison Barnes e Bogut erano molto importanti perché giocavano, tra virgolette, prendevano tra virgolette le briciole di quello che gli lasciavano Klay Thompson, Steph Curry, e quindi lo testimonia anche l'inizio di stagione un po' così: hanno perso un paio di partite, nessuno si aspettava, e ovviamente hanno un sacco di pressione e non sarà facile per loro, anche se sono i favoriti numero uno e devono esserlo. Però volevo sottolineare un'altra situazione che negli ultimi anni si è ricreata, soprattutto dalla scelta di LeBron James di andare a Miami, che è quella che negli ultimi anni molte star o superstar NBA hanno deciso non di, tra virgolette, combattere o scontrarsi contro le altre migliori squadre, ma di aggregarsi formando, come è successo a Miami, i Big Three, o come a Golden State, mettendo assieme tre giocatori di altissimo livello, come ha fatto Kevin Durant. La sua decisione ha fatto discutere proprio per questo, perché al posto di, tra virgolette, mettersi in discussione, continuare a provare a vincere con Oklahoma, che erano tanto così veramente da sconfiggere Golden State, ha preferito aggregarsi. È una situazione, un modo di fare che va preso in considerazione, perché negli ultimi anni va di moda, cosa che non andava, non faceva negli anni 80, negli anni 90, i tempi di Larry Bird, di Magic Johnson. Preferiva stare a Los Angeles e a Boston e scontrarsi e cercare di battersi fra di loro piuttosto che unire le forze. Quindi sarà una bella stagione, ci sono tanti punti di domanda, tanta pressione su di loro, e vedremo se riusciranno a portare a casa un altro titolo, visto che l'ultimo l'hanno perso proprio buttato via in casa loro in gara 7. Ciao ragazzi, ci sentiamo presto.